Bella regà, qua è Savis che vi parla. Bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Questo video, più che altro, secondo me, a parer mio, è un video dedicato ai tryhard, a chi ragazzi combatte di continuo e non ha voglia di essere rotto le palle dalla polizia. Quindi, raga, questo video è dedicato a, come avete letto dal titolo, a come togliere la polizia dalla sessione. Ed è il glitch più stupido del mondo, ragazzi. Semplicemente dovremmo avere il nuovo business, quello del carro attrezzi, ragazzi, l'ultimo che è uscito a dicembre. E una volta che abbiamo fatto la cutscene, quindi che siamo entrati dentro, abbiamo fatto il video, abbiamo visto il video per la prima volta e abbiamo finito di vedere il video, non resterà nient'altro che dirigerci qui dove c'è il carro attrezzi, ragazzi, e salirci sopra. Una volta sul carro attrezzi dovremmo semplicemente avviare il servizio, tranquillamente spammando A o X se giocate da PS, raga. E una volta che siamo fuori, il trucchetto sta qua. Noi dobbiamo nascondere questo mezzo. Più il mezzo resta in vita nella mappa, e più noi abbiamo la possibilità di stare senza polizia. Perché il gioco in questo caso sta pensando che noi stiamo facendo l'attività, mentre noi stiamo girando per i cavoli nostri e fare tutt'altro. Quindi, come ben vedete, io distruggo qualsiasi cosa mi passa per la testa, combatto anche con la gente, qualsiasi cosa faccio, la polizia non viene e non mi rompe le scatole. Quindi, ragazzi, che dire? Io spero che questo video vi è piaciuto, che è stato d'aiuto. Non ne fate abuso, anche se è impossibile, perché in un minuto, raga, non avete una grossa rottura di palle nella free mod. Amante, questo qua, secondo me è un glitch dei tryhard. E niente, auguri, raga, e al prossimo video. Ora vediamo quando sentirci, dal fatto che è Capodanno, domani vado a lavorare e tutto il resto. Bella, regà, alla prossima. Sbada bam.